ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È arrivata l'approvazione della mozione di condanna in Consiglio regionale sulla storia Instagram del capogruppo PD Mangialardi, che ha pubblicato una foto del leader della Lega Salvini e di Marine Le Pen, sconfitta da Macron in Francia, a testa in giù. Da parte della giunta regionale, giudizi pesanti. Chiaramente una posizione di condanna, perché credo che in questo momento in particolare noi dovremmo essere attenti a tutto quello che diciamo. Credo che il ruolo delle istituzioni e della politica sia quello di essere attenta, di rispettarci tra le parti, magari anche di avere un confronto acceso, ma il confronto acceso deve sempre avvenire nel rispetto delle persone. Esprimo in questo senso la solidarietà al segretario della Lega, perché credo che quel post, quel messaggio sia stato veramente un brutto messaggio, soprattutto nel giorno della ricorrenza della liberazione e soprattutto, ripeto, in questo contesto internazionale credo che noi dovremmo essere tutti responsabili al massimo. Spesso la sinistra si riempie la bocca, ecco, di essere pacifista, di insomma tutelare il prossimo, e poi dopo invece seguono sempre degli atti, diciamo anche con un'immagine violenta, perché mettere il leader della Lega insieme alla Le Pen a testa in giù, su un articolo ovviamente poi dopo dove si parla insomma non in maniera positiva, io non la trovo un'azione diciamo che incita la pace, ma il contrario. Quindi bisogna essere coerenti con quello che si dice e con le proprie azioni, poi sarà il Partito Democratico a prendere eventuali provvedimenti. Noi possiamo solamente esprimere solidarietà al nostro leader, perché io faccio parte del partito della Lega, e condannare questo gesto.